Alberi.tv, siamo in compagnia di Marisa dell'associazione Paeseggiando al primo Pride cosentino. Perché siete qui? Allora, intanto noi sosteniamo il Pride di Cosenza, lo abbiamo fatto anche con, attraverso alcune attività, l'ultima del 28 sera. Tanto perché riteniamo, pur essendo associazione culturale che promuove il territorio, noi partiamo comunque da un concetto, da un valore fondamentale alla persona, e quindi qualunque azione riteniamo che debba essere indirizzata alla persona, in quanto tale non riteniamo che ci siano differenze, e laddove esistono riteniamo che costituiscano un valore aggiunto. Perfetto, io come associazione e come soprattutto come persona ti auguro un buon primo Pride cosentino in tutto questo colore, perché c'è veramente tantissima gente e lo dimostra il calore e il colore di oggi. Grazie. Liberi TV, Riccardo Cristiano.